Bene. Grazie ad Alberto. Allora, questa sera c'è un film molto atteso, quindi entriamo subito in medias res, come dicono quelli che hanno studiato. Il film è un film che ha avuto vari premi, prima all'estero, al Festival di Berlino e poi in Italia. È l'opera seconda di Fabio e Damiano Di Innocenzo, si intitola Favolacce. E io chiamerei qui sul palco il presidente di Pepito Produzioni, cioè colui che l'ha prodotto, l'amico Agostino Saccà. Agostino. Poi vorrei che venisse anche uno degli attori del film, Gabriele Montesi, e uno dei due registi, e quindi Fabio Di Innocenzo. Sì, ci mettiamo qua un momento. Alla fine della proiezione, come sapete, ci sarà un incontro, anzi, subito dopo l'incontro ci sarà la proiezione di Sisterhood di Domiziana De Fulvio per il concorso internazionale dei documentari, e con lei presenteremo poi i film, e ancora dopo ci sarà per la sezione Cinema e Moda House of Cardin. Però adesso, insomma, io chiederei prima ad Agostino Saccà com'è che hai conosciuto Fabio Di Innocenzo e suo fratello Damiano. Damiano, una sera a teatro loro mi cercavano per farmi leggere la loro sceneggiatura ed è scoppiato un amore a prima vista, un amore rafforzato dalla lettura della sceneggiatura e che è andato avanti fino a Favolacce. E tutti gli amori, specialmente quella a prima vista, suona anche... Parla vicino. Degli amori un po' particolari, ma io penso che è un amore che durerà. Bene, Gabriel Montesi, hai fatto tante cose a teatro, poi ne parleremo in televisione, al cinema. Questo però è un film diverso ed è un ruolo molto, molto forte qua, no? Sì, per me diciamo che è stata la prima esperienza più importante con questo ruolo qui. Infatti per me è stato un onore lavorare sia con i fratelli Di Innocenzo e con Pepito Produzioni, che ha creduto in me. Con questa, diciamo, io sono un attore molto giovane, ho 28 anni, sono uscito dall'Accademia Cinematografica Volonté l'anno scorso e appena ho finito ho iniziato a fare i provini con Fabio Damiano e poi ho iniziato questa esperienza bellissima. Bene, Fabio, cosa vuoi dire prima della proiezione del film? Ci sarebbero tante cose, scegliene tu qualcosa che vuoi che gli spettatori sappiano prima di vedere Favolacce. Beh, quello che voglio che sappiano è l'enorme gratitudine di vedere questo pubblico. Siete tantissimi, grazie mille. In questo momento così complicato, andare al cinema a vedere un film che non rassicura, ma tenta di scuotere, secondo me è un atto di fiducia verso la nostra capacità di in qualche modo riuscire a trovare sempre e costantemente un'indipendenza e un'emancipazione di pensiero che ci possa portare anche oltre la cronaca, anche oltre l'ordinario, il quotidiano, quindi appunto lo straordinario della vita che ci offre appunto la nostra esistenza, che è appunto trovare il nostro punto di vista e trovarlo anche in vite che non ci appartengono perché sono molto distanti dalle nostre. E questa profonda empatia che secondo me va in qualche modo riabbracciata è importante, dobbiamo farlo, e quindi spero che il pubblico riesca a identificarsi con dei personaggi che spero non gli appartengano, perché sennò sarebbero tutti gli stronzi, che riescono a connettersi con dei problemi che magari possono sembrare distanti per generazioni, ma in realtà sono molto universali. Il nostro film è ambientato nella provincia di Roma, è spiccatamente romano dal punto di vista linguistico, il dialetto è molto marcato, ma è un film universale che parla di simboli, che parla di archetipi, che molto probabilmente è stato appunto il motivo del consenso che ha avuto anche da un punto di vista estero molto molto ampio. Quindi è questo, auguro al pubblico di sentirsi connessi e vicini a qualcosa che forse non sentirebbero naturalmente vicini
immediatamente, ma spero che il film possa accorciare questa forbice tra queste differenze sociali e culturali e speriamo che insomma il film non mi faccia schifo a cazzo. Con queste parole alate andiamo a vedere il film. Vi confermo che il film al Festival di Berlino è stato presentato in anteprima nazionale, internazionale, ha avuto anche un premio importante, ma ne parleremo dopo. Adesso, come diceva il regista, sintonizzatevi con questo film e dopo ne parliamo.